Amiche e amici all'ascolto, ben connessi su stapperadio.it, ben sintonizzati in connessione come dico io, salve, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte dal vostro Roberto De Angelis, se ascolterete chiaramente in diretta l'oroscopo di questa settimana che è valido da sabato 20 luglio a venerdì 26, oppure lo risentirete in differita. Ricordatevi sempre che l'oroscopo non va creduto ma verificato. E cominciamo con la costellazione dell'Ariete, grazie alla Luna, che da oggi è il secondo giorno che è nel segno amico della costellazione del Leone, avrete per i prossimi 7 giorni impulsi buoni, propositivi e soprattutto costruttivi a livello lavorativo. Godrete di ottima luce, di ottimo riflesso e chi vi sta vicino vi vedrà magari colmi, densi di energia che potete e potreste spendere come vorrete. Il consiglio che vi danno le stelle è quello di spenderlo in senso utile. Vediamo amore e passione per quanto riguarda l'amore che si allacceranno in una armonia veramente, veramente magica. E poi ci sarà la giusta dose di romanticismo che non guarda mai. Prossimi 7 giorni per la costellazione del Toro. E attenzione amici e amiche taurine. Abbiamo aspetti planetari che sono a volte dissonanti, a volte sono contrastanti e quindi diciamo che nelle prossime giornate le vostre aspettative potrebbero non risultare come ve le eravate prefissate. E soprattutto attenzione alla vostra forza, al vostro intelletto, cercate di convogliare la vostra razionalità verso quegli obiettivi che naturalmente saranno alla vostra portata di mano, altrimenti rischiate di essere fermi, rischiate di avere poi un nulla di fatto. Mi raccomando, questo vale, quello che vi ho raccontato, anche per quanto riguarda la costellazione dell'amore, quindi sarà una settimana forse meglio di riposo, meglio di essere tranquilli, perché poi tra 2 settimane ricominceremo la scalata verso il successo. Andiamo alla costellazione dei Gemelli, cambiamenti, mutamenti, chi più ne ha più ne metta, e diciamo che ormai sono all'ordine del giorno e saranno all'ordine del giorno anche nei prossimi 7 giorni per voi della costellazione dei Gemelli. Però date, chiedo scusa con miracolo per la voce, date seguito a quello che avete già costruito, non rovinate tutto, non sfasciate tutto solo per il gusto di sfasciare, cercate di proseguire quello che avete fatto. Vediamo nel privato, quindi nel settore dell'amore o dell'infatuazione, attrazioni improvvise, folgoranti, che magari vi coglieranno pure di sorpresa, però diciamo che il vostro cuore sobbalzerà, per cui ragazzi, se siete liberi dai legami, c'è bisogno, c'è necessità di lasciarsi andare. Se siete legati, ahimè, dovete fare i conti un attimo anche con la realtà. Passiamo alla costellazione del Cancro. Cancerini e cancerine all'ascolto, dovrete seguire con attenzione lo sviluppo di un progetto, di un disegno, di un'iniziativa, centrando l'obiettivo, focalizzando l'obiettivo. Quindi questo sarà fondamentale per evitare sorprese molto molto serie. Per quanto riguarda in amore, è il momento invece di sognare, è il momento di essere romantici, perché la Luna entrerà nella costellazione del Leone e sarà vostra complice e vostra alleata. Passiamo alla costellazione del Leone. Per quanto riguarda voi, leoni e leonesse all'ascolto, c'è la Luna nel vostro segno, l'abbiamo appena detto per quanto riguarda il Cancro, voi invece ci siete proprio dentro. Per cui con la Luna nel segno ci saranno ottimi spazi di manovra, ottimi spazi di disegno e di concertazione. Attenzione quindi, ovunque voi sarete, con la vostra simpatia, col vostro charme leonino, calamiterete l'attenzione di tutti. Saranno 7 giorni ideali per andare al mare, per organizzare cene e gite con amici e soprattutto avrete consensi, riceverete consensi e questo confermerà la validità sia sul lavoro e sia nella vostra sfera privata. Quindi
una settimana positiva, amici e amiche del Leone. Andiamo alla costellazione della Vergine, intrigo, romanticismo, avventura. Ok. Allora, sono 7 giorni che si possono dedicare al riposo, all'avventura, al romanticismo, alle serenate e alle avventure d'amore. Dice, ma per quanto riguarda il lavoro e la professione, bene, cercate di essere tranquilli, cercate questa settimana di mettere da parte i vostri progetti, le vostre vendette professionali e soprattutto di riposare, perché anche per voi vale lo stesso consiglio che ho dato al Toro, c'è una settimana di transizione e poi si riprenderà a marciare, a lavorare, anche se poi andremo incontro alla fine di luglio e primi d'agosto, che di solito sono periodi di riposo. Per quanto riguarda la costellazione della Bilancia, vi dico che ci sarà una settimana molto buona, perché ci saranno nuovi progetti, forse nuove conoscenze che non dovranno essere sottovalutate e quindi dovranno essere esaminate molto bene, perché potrebbero portarvi a iniziative vincenti, a iniziative e progetti positivi. Per quanto riguarda l'amore, ci saranno generose dimostrazioni di affetto che vi verranno tributati da una persona conosciuta da poco, quindi magari sorpresa all'inizio, ma poi ricambierete naturalmente con uno slancio amoroso degno di voi, di questa costellazione. Passiamo alla costellazione dello Scorpione, e giornate riposanti sarà, giornate di tranquillità sarà. Perché vi dico questo, amiche e amici dello Scorpione? Perché vedere la tranquillità riposa in voi significa vedere un'altra persona, non lo Scorpione. Però le stelle vi dicono questo, per cui vi dico tranquilli, riposatevi, andate tranquillamente in vacanza, perché dovrete andare controcorrente rispetto ai vostri desideri. E attenzione, anche dove vi sentite ormai sconfitti, non è detto che questa partita, questa iniziativa si perderà nella notte dei tempi. Può darsi che tra qualche tempo invece verrà recuperata, quindi tutte quelle cose in sospeso che devono ancora vedere, mi raccomando, mi raccomando. Per i prossimi 7 giorni però assoluto riposo. E soprattutto seguite bene chi vi sta vicino, la vostra lei o posto lui. Le stelle mettono in guardia voi dello Scorpione soprattutto per la salute, perché ci saranno purtroppo raffreddori dietro l'angolo della strada, e questo vi posso confermare che l'oroscopo è veritiero, perché chi ci sta parlando che dello Scorpione ha un raffreddore in corso di questo periodo che è veramente assurdo. Quindi il consiglio delle stelle per la vostra salute è quello di evitare di esporvi a dannose correnti d'aria. Però per quanto riguarda l'amore e il riposo sarete i re, sarete le regine. Andiamo alla costellazione del Sagittario, voi invece andate controcorrente, andrete anzi controcorrente nei prossimi 7 giorni, perché non saranno 7 giorni di riposo, saranno 7 giorni di lavoro straordinario, di lavoro spedito, soprattutto non abbassate la guardia della vostra vigilanza intellettiva, perché ci sono delle persone positive ma altre che sono completamente negative per il vostro percorso lavorativo. Cercate di chiarire una questione se è problematica, se è misteriosa, se è controversa, e soprattutto cercate di affermare un vostro pensiero, una vostra idea, usando, amici e amiche del Sagittario, ricordatevelo bene, solo il vostro buon senso. Per quanto riguarda l'amore, anche qui quello che ho detto a qualche considerazione precedente, se siete single, quindi se siete liberi da legami, l'avventura è alla portata veramente di tutti i sagittariani e le sagittariane all'ascolto. Invece per quanto riguarda la relazione di coppia, vi devo avvisare, c'è una disarmonia di Venere che potrebbe farsi sentire nei prossimi 7 giorni con discussioni e liti nel rapporto di coppia, che io vi dico subito la realtà, saranno sterili, però cercate di misurare il vostro impulso e la vostra rabbia in questo particolare frangente. Andiamo avanti con il segno
del Capricorno ci saranno ostacoli da superare nei prossimi 7 giorni, ostacoli non insormontabili, però sono ostacoli da valutare, sono ostacoli da esaminare e da verificare, mi raccomando, con serenità ed equilibrio, ripeto, con serenità ed equilibrio, perché energia, tenacia, audacia, intelligenza non vi mancheranno, quindi starà a voi trovare delle soluzioni molto molto positive. Le serate dei prossimi 7 giorni si prospettano molto intense e molto piacevoli, ci saranno incontri stimolanti e magari i vostri sogni, i vostri desideri non rimarranno delusi, soprattutto se siete magiche, fatali e naturalmente fate, voi donne del Capricorno, ricordatevelo questo. Costellazione dell'Acquario, settimana che sarà densa di novità, anche se è fine luglio, signora dell'Acquario, non mi guardi così essere pazzo, oppure uomo dell'Acquario, saranno, ripeto, 7 giorni densi di novità per voi dell'Acquario, lavorativi, professionali, che si rifletteranno in ogni settore della vostra vita. E diciamo che dovreste riuscire a risolvere tutte quelle questioni in sospeso che vi portate appresso forse da qualche mese addirittura, quindi mi raccomando. Il cuore, che dire del vostro cuore nei prossimi 7 giorni? Che avrà bisogno di qualche eccitazione, magari di qualche novità, chissà. Prendete delle iniziative voi dell'Acquario? Forse. E se prendete queste iniziative e magari le considerate un po' azzardate, non è detto che poi non riescano, magari quella biondina, quella mora che vi sta tanto simpatico, quel ragazzotto che vi ha colpito, insomma, vedete voi, perché veramente le stelle saranno vostre complici. Per quanto riguarda invece la costellazione dei Pesci, sarà in primo piano l'amore. L'amore perché ci sono dei problemi all'orizzonte nel rapporto di coppia. Inizio quindi subito con l'amore per quanto riguarda la costellazione dei Pesci. E attenzione, apritevi di più nei confronti del vostro partner. Questo è il consiglio delle stelle, perché ci sono tanti piccoli episodi, tante mancanze di dialogo che invece dovrebbero essere capite e intercettate al volo. Bisognerà accettarsi nei pregi e nei difetti con il vostro partner, mi raccomando. Oh, per quanto riguarda il campo professionale, invece, vediamo che ci saranno positive congiunzioni astrali che annunceranno ottimi risultati, ripeto, ottimi risultati nel campo lavorativo e o studentesco, perché di solito io ogni tanto lo scordo, mi scordo di ricordartelo chiaramente, e quando dico situazione professionale, per chi lavora è il lavoro e per chi studia è lo studio, quindi ottimi risultati in campo professionale e soprattutto non so se c'è un consiglio estetico o una decisione estetica da parte di voi, donne di Pesci, che cambierete look, cambierete forse acconciatura ai capelli, colore ai capelli, modo di vestire, modo di proporsi in pubblico. Questo mi dicono le stelle, quindi un po' di civetteria femminile per quanto riguarda la costellazione dei Pesci per le appartenenti al sesso. E con la costellazione dei Pesci abbiamo chiuso l'oroscopo che sarà valido fino a venerdì 20 di luglio. Io vi ringrazio dell'ascolto, ringrazio di cuore il direttore Stefano Fini. Eccomi Roberto, eccomi, sì, sono voluto intervenire per farti comunque i complimenti, perché so che hai preso questo raffreddore che ti ha un po' debilitato, soprattutto ti ha debilitato la voce, però le cose sono andate benissimo come al solito, quindi complimenti di cuore per questo oroscopo che sta diventando uno dei programmi più ascoltati della nostra web radio, quindi grazie ancora Roberto. Allora, grazie a te Stefano, e vi ricordo sempre che ci risentiremo la prossima settimana stavolta da Palermo o da Catania, sì. E ricordatevi che l'oroscopo non deve essere creduto, ma verificato giorno per giorno per vedere quanto le previsioni delle stesse, in questo caso magico, elfo magico, vanno preso oppure no. Grazie a tutti, vi auguro buon fine settimana.
come dico io, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio. Alla prossima, grazie. Grazie a te Roberto, ciao, grazie a tutti, grazie per la cortese attenzione, ciao.